Quante volte vi hanno davvero ascoltato? Quante volte vi hanno davvero sentiti? Siete depressi ma nessuno ha mai capito quanto. Magari ci siete o magari non ci siete più perché avete raggiunto il limite. La depressione è una cosa seria, la solitudine è una cosa seria. Magari un vostro amico, un vostro familiare o un vostro collega o compagno di classe ogni giorno vi salutano e vi guardano come se tutto andasse bene. Ma ne siete sicuri? Va davvero tutto bene? E voi state davvero bene? Nel 2019, secondo alcune statistiche, sono 300 milioni le persone depresse e sole, e ovviamente non vengono tutte curate. Di questi solo il 15% viene curato. E il 15%, oltre a depressione e solitudine, ha un grave problema di ansia. Ogni giorno si sveglia e pensa a quanto la sua vita possa essere difficile, a quanto ogni cosa che vede sia per lui o lei motivo di sfida e quante persone oggi faranno finta di essere amichevoli. Ogni giorno una persona in questo stato capisce che la vita è quasi inutile e che ogni cosa potrebbe anche finire e non gliene importerebbe niente. Secondo le statistiche, tantissimi vedono la depressione come una debolezza. Se chiedete in giro a qualcuno vi dirà che non sanno cosa sia, che è solo una cosa mentale, che prima o poi passa, basta solo riprendersi un attimino. Ma non è così, perché non è solo una fase quando ogni giorno si ha la stessa voglia di morire del giorno precedente. Se davvero volete capire se una persona è depressa, allora ci sono anche dei modi semplici e quasi sicuri. Ha problemi a dormire ogni giorno, oppure dorme troppo anche quando non dovrebbe, dimenticandosi del mondo intero. Perdita di appetito e di peso. Di solito si perde quasi il 5% del proprio peso in un mese. Fatica costante ogni giorno per la minima cosa, non voler uscire di casa quasi mai. Difficoltà di concentrazione e difficoltà nel prendere decisioni. Spesso si scherza sul fatto di volersi far del male con gli altri solo per vederne le reazioni. Se una persona a voi cara ha anche solo due di questi problemi, allora cominciate a parlarle un po' più spesso e a farle domande mirate per capire cosa abbia. 16 milioni di persone negli Stati Uniti soffrono di una grave forma di depressione che li porta al suicidio. 16 milioni di vite che spesso non sanno nemmeno da dove iniziare per farsi aiutare. Eppure, quando ci provano, finiscono semplicemente per essere presi in giro. Infatti, secondo alcune ricerche, più della metà delle persone che hanno una persona cara che soffre di depressione non riescono a prendere sul serio il problema e l'unica cosa che riescono a fare è ignorare o, come detto prima, prendere in giro. Specialmente i giovani dai 20 anni in su in Italia vengono regolarmente buttati a terra dai cosiddetti adulti. Quante volte avete provato a farvi sentire e avete cercato di uscire dal guscio per ricevere aiuto? Tante? Poche? In qualunque caso sono sicuro che spesso abbiate sentito frasi come «Ma su, che problemi vuoi avere? Hai solo 20 anni?» Oppure «Esagerato, io alla tua età non ero così». Oppure semplicemente una risata seguita da una grossa pacca sulla schiena come se non avessero nemmeno voglia di dirvi qualcosa. No, non è così che si aiuta una persona, non è così che si cura la depressione. Perché molti non sanno nemmeno che addirittura il 3% dei bambini dai 6 ai 12 anni in un paese grosso come gli Stati Uniti soffre di questa malattia. Bisogna ascoltare, bisogna capire e rispondere nel modo più giusto possibile, senza tralasciare la situazione, senza abbandonare nessuno. Solo perché un ragazzo o una ragazza hanno 20 anni o 15 anni non vuol dire che non possano provare dei sentimenti, magari provengono da una famiglia difficile, magari a scuola passano dei brutti momenti, o magari non sanno cosa volere dalla vita e hanno solo bisogno di una guida. Di tipi di depressione ce ne sono tanti. Una, per esempio, è chiamata depressione stagionale, che fa rattristare qualcuno per via di un cambio climatico. Oppure depressione postparto, molto conosciuta dalle donne, ovviamente. Cioè quando si sentono tristi dopo aver dato alla luce un bambino, perché sono esauste, stressate e mentalmente instabili in quel momento, non sapendo se saranno o meno in grado di badare al bambino e quale futuro le attende. Secondo le statistiche, una donna su 7 milioni ha questo tipo di depressione ed è anche uno dei motivi principali per cui le donne suicida sono il doppio degli uomini. A quanto pare la metà di loro non ha mai sofferto di depressione prima e sempre metà di loro comincia a manifestare i sintomi già dal quarto o quinto mese di gravidanza. Ma non solo le donne, anche gli uomini provano una depressione simile, non sapendo se saranno in grado di aiutare la moglie e il bambino e di essere sia un buon padre che un buon marito. Molte persone si vergognano a dire che sono depressi, e sinceramente non capisco perché. Secondo le ricerche, quasi tutti gli esseri umani hanno un piccolo periodo in cui pensano che tutto vada male e cadono in depressione, anche solo per quel breve lasso di tempo. Negare qualcosa non aiuta mai a risolvere le cose. Se siete tristi, ditelo, e se nessuno vi ascolta, sappiate che ci sono molti forum e molte associazioni pronte ad aiutarvi.
Non pensiate di star portando il peso del mondo sulle spalle, perché non è così. Non siete soli. Anche se non state bene, non siete ok, non arrendetevi. Il mondo può essere crudele a volte e tutto può sembrare difficile, ma finché avete anche solo un piccolo sogno da realizzare, portatelo avanti e continuate a vivere, perché qualcosa prima o poi succederà. Togliersi la vita non è mai la soluzione, eppure è la decima causa di morte al mondo, e peggio ancora è la seconda tra gli esseri umani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Specialmente le ragazze che ancora vanno a scuola soffrono tantissimo. Ben il 20%, spesso criticate per il loro aspetto, spesso perché vengono prese in giro, o ancora di più perché vengono postate online foto e video a sfondo erotico senza il loro consenso. Il 40% delle persone sole e depresse ha pensato o addirittura tentato il suicidio almeno una volta. 8 persone su 10 prima di fare qualcosa cercano un'ultima volta di farsi notare, dando dei segnali chiari di vario genere, come post sui social network. E soltanto nel 2018 100.000 persone sono andate all'ospedale per aver fatto male a se stesse in Italia. Vi voglio dire che anch'io ho passato un periodo difficile di depressione. All'inizio facevo fatica a parlarne, ma ora so che non c'è nulla di male. Ognuno ha i suoi problemi, nessuno ha un problema più grave dell'altro. Semplicemente tutti affrontiamo delle sfide. Per concludere vi lascio detta un'altra cosa. Sapete che i genitori sono quasi sempre gli ultimi ad accorgersi che il loro figlio o figlia è depresso o depressa? Alla prossima, gente!